grande la progressione di Alex Zanardi, che dopo Roma va a vincere anche la maratona di Milano davanti a Cecchetto. Buongiorno a tutti, mi presento, sono Alessandro Zanardi, lo faccio per chi non mi conosce, per chi mi conosce invece probabilmente già sa che sono uno che ama sempre accettare sfide nuove, cambiare sempre, diversificare, e oggi davvero faccio qualche cosa di diverso, perché dopo essermi inventato ciclista alla veneranda età di 44 anni, per questa giornata particolare mi sono inventato anche direttore della Maratona di Milano, questa bellissima manifestazione alla quale parteciperò. In realtà non è stata una mia idea, ovviamente gli amici dell'organizzazione hanno voluto farmi questo onore anche per in qualche modo vedere di venire incontro a esigenze così particolari come quelle di noi atleti diversamente abili. Non sarò pagato molto, ve lo confesso, mi hanno regalato una bellissima maglietta, la maglietta ufficiale dell'11ª edizione della Milano City Marathon. Comunque, scherzi a parte, in questa mia giornata di lavoro abbiamo lavorato su tante cose, abbiamo aggiustato un percorso già peraltro molto bello che io l'anno scorso ho apprezzato molto, abbiamo ritoccato alcune cose per rendere il percorso più agevole non soltanto per noi che lo facciamo su ruote ma anche per chi lo corre, e gli faccio i complimenti ovviamente, copre la distanza di 42 km e 195 metri a piedi. Unitamente a tutto questo io ho spinto particolarmente il comitato organizzatore, l'organizzazione, insomma loro hanno fatto davvero un bellissimo gesto creando e istituendo un montepremi di tutto rispetto. Questo è importante perché ovviamente ci sono tanti ragazzi che praticano questa disciplina spinti da grande passione ma nel cui sudore a livello di allenamento in verità non c'è nulla di diverso rispetto a chi magari ha la fortuna di praticare attività sportive più esposte. Quindi in bocca al lupo a tutti quanti, speriamo sia davvero una bella giornata, lassù stiamo cercando di organizzare qualche cosa per l'occasione, e per quello che riguarda invece chi sarà a bordo del tracciato a tifare per noi, beh, speriamo che la domenica possa essere davvero bella, che la manifestazione abbia successo, e per questo mi auguro anche che la circolazione possa essere proibita alle auto, quindi che per l'occasione davvero la città possa diventare off limits per le auto e per una volta soltanto per noi sportivi. Grazie e arrivederci.